Un buongiorno a tutti i collegati per questa diretta live di Toscana Sprint. Signori, ci troviamo a Pomarance per la 22ª edizione della Green Fondo. Paolo Bettini, subito io nello studio, voglio presentare subito, parto dalle donne e poi arriverò anche da te, Samuele. Alla mia sinistra Elisa De Santi, alla mia destra oramai la Miss d'eccellenza Federica Alfonsini, nonché anche Miss targata di rosa del centenario proprio del Giro d'Italia e tutto. E poi patron Samuele Grandi, che io vorrei subito prendi subito il microfono, perché Grazie, un saluto a tutti. Samuele, ti siamo qua in uno studio, una grande novità, la diretta live targata 22ª Green Fondo, Paolo Bettini. Sì, Daniel, noi come sai non ci vogliamo far mancare nulla, siamo, come si dice, a spasso con i tempi. Pomarance, noi investiamo in questo evento ormai da 22 anni e quest'anno abbiamo voluto fare questa novità. E ringrazio tutti i presenti, sarà sicuramente una cosa bellissima, tutti potranno seguire la gara anche da casa. E Daniel, io sono qui anche per presentare chi hai accanto a te. Elisa De Santi, dell'Etruria quest'anno ha sposato questo progetto che si chiama Hercules, che Elisa ora fra poco ci presenterà. Ci abbiamo creduto subito come Velletruria. È una cosa veramente innovativa, difficile da fare, ma Elisa credo che quest'anno ce l'ha fatta. Io Daniel lo farei spiegare a Elisa che cos'è Hercules. Sì, allora io intanto per cominciare, Elisa, vorrei veramente salutare chi c'è con noi, collegato con noi, perché noi siamo in diretta su Facebook e la gente sta già interagendo a casa, perché noi ringraziamo Piero Ciclista, poi c'è il Fabio Chiti che ci stanno scrivendo da casa, Elisa, perché avranno modo anche, secondo quello che potrai dire, il tuo progetto, chissà se ci possono rispondere a casa, anzi da casa interagite perché ci fa soddisfazione. Bene, buongiorno a tutti, un saluto agli amici che ci seguono su Facebook e a chi ci segue da casa. Io sono Elisa De Santi e faccio parte dell'Etrusca Volley. L'Etrusca Volley è una società di pallavolo che fa attività a Saline e a Volterra e quest'anno ha voluto allargare i propri orizzonti arrivando fino a Pomarance, chiedendo l'aiuto di Veletruria perché Hercules è un progetto innovativo, come ha detto Samuele, è una rassegna sportiva di tre attività: ciclismo, basket e volley. Noi abbiamo puntato molto sull'unione delle tre attività e sull'unico evento che punta alla diffusione dello sport giovanile e al sogno che tutti i ragazzi hanno di diventare magari un giorno qualcuno in quello sport, di realizzarsi e di fare attività e quindi di investire su se stessi per arrivare, chissà, a realizzare il proprio sogno. Questo è Hercules. Hercules si svolgerà il 4 maggio per quanto riguarda la giornata del ciclismo a Saline di Volterra, il 5 maggio a Volterra per quanto riguarda il basket e l'11 maggio sempre a Volterra allo stadio delle Rifaie per quanto riguarda la pallavolo. Abbiamo tre grandissimi personaggi, quindi uno di questi è Silvia Paretti che è anche oggi qua che sta correndo, quindi per noi è un onore averla nel nostro progetto. Abbiamo Giacomo Galanda per quanto riguarda il basket e avremo Andrea Lucchetta per quanto riguarda la pallavolo. È un progetto nel quale noi abbiamo creduto fermamente fin da subito, abbiamo trovato società e associazioni che hanno sposato con noi questa attività e pensiamo che verrà fuori un ottimo lavoro e stiamo lavorando appunto per questo. Ringrazio nuovamente Veloetruria che con noi ha creduto e continua a sostenere questa giornata, questa attività, questa manifestazione che ci auguriamo quest'anno si svolgerà per la prima volta, ma che poi negli anni diventi una tappa fissa, insomma, del nostro percorso sportivo. Vedete da casa chi ci sta seguendo, grazie Elisa, chi ci sta seguendo potrà già capire che Pomarance è cuore. Io dico sempre che a Pomarance, vedete già l'immagine, la si sta andando a riprendere quello che noi abbiamo vissuto la giornata di sabato, dopo la scuola di bici con Paolo Bettini e Silvia Paretti. Che dire?